Buonasera, bentornati nei salotti di Lupi si nasce, salotti nel vero senso della parola, oramai grazie al nostro smart working adorato. Sono le 21:03, siamo in diretta, un po' in ritardo, come al solito. Rimanete collegati, affronteremo il sesto pareggio del Cosenza avvenuto contro il Vicenza. Intanto, come al solito, do il benvenuto al mio fantastico Pier Giorgio Giorno, colonna portante di Lupi si nasce. Ciao Pier Giorgio. Ciao Cinzia, un saluto a chi ci segue che sono già in tanti, però oggi questo ritardo è consentito perché a Cosenza oggi è il Cujuriedu Day, Stanno festeggiando, quindi è la festa di Pier Giorgio perché è il nostro sono cugiuriero. E poi il ciambellone di Lupi si nasce, anche. anche se ultimamente sono un po' dimagrito, l'ammetto, dai. No, no, è vero, è vero. È anche il nostro giorno perché il nostro test che di solito facciamo ai calciatori è il termine cugiuriero e oggi lo faremo a Simone, che presenterò tra poco. Intanto do il benvenuto anche a Martina Miglia, giovane risorsa della nostra redazione. Ciao Martina. Buonasera, Grazie, grazie Cinzia e buonasera a tutti. cara. Il nostro grande Cristian, che non vede l'ora di parlare. Cristian, buonasera. Buonasera a tutti e come sempre vi invito a rimanere connessi perché sarà una grande puntata. Vero, vero. Abbiamo con noi Vittorio Scarpelli, giornalista della Gazzetta del Sud. Ciao Vittorio, bentornato. Ciao ragazzi, bentrovati. E signori, abbiamo con noi una news, una novità. Simone Guaranaccia ha un cognome molto complicato della pagina social calcistica Assist Perfetto, che molti di voi già conoscono. Buonasera Simone, bentornato, benvenuto. Io dico Buonasera. bentornato, buonasera perché Buonasera a noi già tutti, eh. ci Grazie, grazie siamo per l'invito. incontrati. Figurati, grazie a te. Intanto, buonasera ad Alfredo Nardi, iniziano i commenti in diretta, io purtroppo non li riesco a leggere. Te li mando io Causa, sempre, tranquillo. certo, poi li leggeremo nel corso della puntata. Intanto, prima di andare in onda e darvi la parola, leggerei i risultati e la classifica dell'ultima giornata di Serie B. Vai, Cristian, sfogati. Allora, il Pescara, dopo il cambio in panchina con Oddo, che è stato, diciamo, il posto di Oddo è stato rilevato da Roberto Breda, trova la prima vittoria stagionale sul campo dell'Ascoli per 2-0. Prima gioia della stagione anche per la Cremonese, che si impone nel diluvio dello Zini per 2-1 contro la Virtus Entella. Partita pirotecnica allo Stirpe di Frosinone, dove il Chievo, in vantaggio di 2 gol, si fa rimontare da una squadra di Nesta molto coriacea e quindi termina 3-2. Molto spettacolare anche il 2-2 di Lecce tra i padroni di casa e il Venezia, probabilmente Guarda, vera prima di rivelazione di questo andare in campionato. onda. Salernitana Cittadella, invece,
finisce 1-0 con i padroni di casa che vincono al minuto numero 85 grazie a un gol di Luca Bogdan e si confermano capolista in solitaria, mentre la SPAL passeggia sul Pisa 4-0 e 8 gol subiti nelle ultime due gare per la difesa non impeccabile della squadra di Mister D'Angelo. Seconda vittoria stagionale per la Regina, che batte tra le mura amiche un disastroso Brescia per 2-1, Brescia che adesso è andato in ritiro fino a data da destinarsi. La Reggiana, prossimo avversario dei rossoblù, batte tutto nel secondo tempo, diciamo, il Monza per 3-0, tre reti avvenute che ci sono state appunto nella ripresa, mentre come ben sappiamo nel posticipo della domenica sera il nostro Cosenza non va oltre l'1-1 sul campo del Vicenza, mentre Pordenone-Empoli live, quarto minuto e 25 secondi, 0-0 il parziale. E quindi la classifica, come già detto, la Salernitana è capolista in solitaria a quota 23 punti, segue la Spalla a 21 e in zona playoff abbiamo Lecce e Frosinone a 19, Empoli e Venezia a 18, Cittadella, Chievo e Monza a 14, con i Brianzoli al momento fuori dalla zona spareggi. A 12 abbiamo il Pordenone, 11 la Reggiana che fa un grandissimo balzo in avanti, così come la Regina ferma a quota 10, 9 per Vicenza e Brescia e anche per il nostro Cosenza, 7 per la Cremonese e per il Pisa, così come per il Pescara, chiudono a 5 l'Ascoli e la Virtus Entella. Bene, grazie Cristian per questo riassunto dell'ultima giornata di Serie B. La redazione dovrebbe mandare anche un video inerente al nostro tecnico Chiuzzi, la conferenza stampa, se non sbaglio, subito dopo la partita contro il Vicenza. Vai, regia. Come mai ha preferito Sacobalo lì? È perché volevo un attacco iniziale, un attacco, tre persone che riuscivano ad attaccare la profondità inizialmente, sapendo che c'era una serata di un campo veloce, perché avevo solo un cambio come centrocampista, perché avevo Sciaudone e Bruccini a metà servizio tutti e due, Petrucci rientrava dopo l'infortunio e Balulì avevo anche pensato che se avevo bisogno a centrocampo poteva essere anche un sostituto per fare la mezzala, quindi ho detto lo risparmio un attimo, tanto il ragazzo è sempre pronto, e quindi è stata questa. Poi il cambio di modulo, diciamo che c'è stato, ma comunque nelle rotazioni noi costruiamo sempre a tre, anche se ti metti a quattro, quindi diciamo che i moduli, importante è il concetto, però anche giocando col 3-4-3 iniziale, 3-4-1-2, abbiamo creato occasioni, quindi poi è normale, siamo stati bravi a sfruttare un calcio piazzato che abbiamo provato in settimana. Allora dobbiamo continuare su queste certezze, dobbiamo continuare a lavorare, i ragazzi in settimana, l'avete notato, chiunque entra, chiunque gioca, interpreta la gara allo stesso modo, con le proprie caratteristiche ovviamente. È normale che adesso chiediamo i gol agli attaccanti, non stanno arrivando da loro, e quindi gli stiamo un po' sul fiato sul collo, è anche giusto perché da loro vogliamo anche i gol. Non vedo l'ora che si sbloccano, perché a livello pure di emozioni, sensazioni, questa loro la vivono e l'avvertono. Allora, il primo tempo 15 minuti bene, molto bene, sapevamo che potevano abbassarci e sono stati bravi ad abbassarci. La seconda parte del secondo tempo sono stati loro molto bravi, ma era una situazione che conoscevamo molto bene, dove abbiamo lavorato un po' male sulla prima pressione e dopo il secondo tempo un po' l'abbiamo sistemata. E quindi lì forse la seconda parte del secondo tempo ci hanno messo in difficoltà. Però la prima parte, i primi 15 minuti attaccavamo alti, pressavamo alti, stavamo nella loro metà campo, quindi è importante la prima pressione, indirizzare bene il pressing per poter restare alti, altrimenti è naturale per il modulo che abbiamo e ti vai ad abbassare. Bene, questo è quanto appunto ha affermato il nostro tecnico Chiuzzi a fine partita, sicuramente un tecnico che ha un bel da fare, sta allenando questi 25 calciatori in modo omogeneo, non ce lo dimentichiamo, ne giocano 11, ma lui sta cercando comunque di allenare tutta la squadra allo stesso modo. Pier Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa su questo video, altrimenti poi presento l'angolo del Lupacchiotto. Sì, no, guarda, io secondo me ieri vedo il bicchiere, cioè tante volte ho visto il bicchiere mezzo pieno, nella trasferta di Vicenza posso dire che per me il bicchiere è mezzo vuoto, perché
Ho visto una squadra, quella allenata di Carlo, ampiamente alla portata del Cosenza e non mi spiego la formazione iniziale di Occhiuzzi perché come nella ripresa Occhiuzzi ha fatto entrare Balulì, è entrato in campo il vero Cosenza e abbiamo creato palle gol a ripetizione, un palo di Schaudone, per non parlare poi delle occasioni colossali che hanno avuto Carretta, Porta Vuota e Sacco. Quindi è una partita, è vero che abbiamo raggiunto il pareggio a 4 minuti dalla fine, però se guardiamo un po' la bilancia delle occasioni, il Cosenza ha avuto 4 occasioni da gol clamorose e in Serie B quei gol non puoi mangiarteli, se no poi rischi, addirittura tu potevi perdere, cioè tornare a casa senza un punto. Quindi è vero che il punto fatto in trasferta contro una diretta concorrente alla fine poi te lo ritrovi. Però sicuramente c'è il rammarico perché era una partita che il Cosenza, soprattutto nell'ultima mezz'ora, l'ha proprio dominata. Quindi ci teniamo il punto, però dopo tutti questi pareggi, sì, siamo una squadra tosta, dura a morire, però io preferisco, anziché fare 6 pareggi, preferisco fare 3 sconfitte e 3 vittorie, con una classifica magari migliore. Il punto comunque ce lo teniamo perché c'è stata pure la prestazione, però ripeto, quei gol a porta quasi vuota non possono essere falliti da giocatori di Serie B. Non ho visto la cattiveria giusta ancora una volta sotto porta. È vero, ci sono dei momenti di tensione durante il gioco che purtroppo fanno forse perdere un attimino anche il controllo o la lucidità. Io prima di andare avanti e dare la parola a tutti voi e sviscerare tutti gli argomenti appunto di questa partita, lancio l'angolo del lupacchiotto. Cristian ci farà il punto veloce sulla Serie B e una sua considerazione al volo sulla partita del Cosenza e poi diamo spazio a tutti voi. Allora, che dire, parlando del nostro Cosenza, diciamo che sono abbastanza d'accordo, se non totalmente, con Pier Giorgio, perché comunque il Vicenza, a parte essere, diciamo, una concorrente diretta per la salvezza, era tranquillamente alla nostra portata. Il Cosenza sostanzialmente ha giocato mezz'ora, il primo quarto d'ora di entrambi i tempi, dopodiché ha lasciato spazio al Vicenza, escluso ovviamente l'assedio finale, perché non sarebbe potuto essere altrimenti. C'è da migliorare qualcosa, soprattutto in fase offensiva, perché come si dice, diciamo in gergo cosentino, non segniamo neanche con le mani. Purtroppo, nonostante quest'anno in rosa abbiamo comunque 3 punte, quali Petre, Iozzi e Borrelli, il problema che ormai abbiamo da diversi anni a questa parte persiste nuovamente. Per quanto riguarda le altre partite, posso dire di averle viste tutte, tranne l'anticipo del venerdì sera tra Ascoli e Pescara, e devo dire che ho visto una buona Cremonese contro la Virtus Entella. Ovviamente è stata una partita abbastanza condizionata dal meteo perché il pallone praticamente non rimbalzava. Per esempio, il primo gol di Strizzolo, la palla si ferma sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La palla si ferma praticamente, si frena sul terreno, poi Strizzolo riesce a calciare. Quindi diciamo che sono delle condizioni non ottimali per giocare, ma ha piovuto un po' su tutti i campi, così come a Frosinone, dove il Chievo non meritava di perdere assolutamente. Ha giocato una prima mezz'ora impeccabile, dopo si è un po' smarrito, però sicuramente non avrebbe meritato la sconfitta. Ai punti il pari sarebbe stato molto più corretto. Partita spettacolare, come ho già detto, quella tra Lecce e Venezia. E diciamo che io mi sto ponendo la domanda, mi sto ponendo il dubbio se sia forte il Venezia o se sia forte forte. Perché Francesco Forte l'abbiamo già visto l'anno scorso a Castellammare, ma veramente è un qualcosa di allucinante. Se noi avessimo quell'attaccante, saremmo tranquillamente primi in classifica per il gioco che facciamo. E quindi vorrei capire quello che punterò a osservare, diciamo, nei prossimi turni, qual è la reale resa del Venezia senza il proprio attaccante. Vorrei capirlo se è comunque una squadra da posizioni alte della classifica o se calerebbe drasticamente. Ovviamente solo il tempo potrà darci una risposta. Bene anche la SPAL contro il Pisa, che mi è apparso abbastanza disastroso difensivamente parlando. Sembra che non abbia un'organizzazione, cioè la difesa, anche e soprattutto sui primi due gol, dove c'è stato, diciamo, un fallito tentativo di Regia, fuorigioco. me lo rimandi, scusami, me lo rimandi quel messaggio, me lo puoi lasciare sovraimpresso. Intanto, scusami, che se puoi continuare. Stavo dicendo, la linea difensiva del Pisa, soprattutto sui primi due gol, si vede come sbaglia a fare due fuorigiochi su Paloschi che realizza una doppietta e quindi già da là si capisce che non sono proprio ancora, diciamo, a livello di intesa, non sono messi benissimo. Mentre per quanto riguarda Reggiana Monza, è stato un primo tempo equilibrato dove comunque la Reggiana ha sbagliato due gol,
uno in particolare con Cargbo al 44esimo che incrocia troppo il diagonale, mentre nel secondo tempo la Reggiana ha dilagato. Il secondo gol proprio di Cargbo che si sblocca in Serie B, diciamo che c'è un errore di Lamanna, e io vorrei dire che secondo me il Monza ha vinto anche di Gregorio, visto che Lamanna è reduce dal secondo errore consecutivo in due partite, perché mercoledì contro il Vicenza sul gol di Dalmonte colpa tantissimo lui. Io dico, perché non mettere di Gregorio, che l'anno scorso ha fatto un grandissimo campionato contro l'Inter, visto che in questo momento stai bruciando questo giovane che secondo me è un portiere di valore assoluto. Mentre per quanto riguarda le altre partite non credo ce ne siano rimaste tantissime. A memoria credo di aver commentato più o meno tutto. E che c'è da dire? Sabato dobbiamo vincere, punto e basta. La Reggiana comunque la Reggiana è una squadra molto, molto ostica, non verrà sicuramente a Cosenza per perdere, verrà a Cosenza, esatto, per fare la propria prestazione, per fare punti. È una Reggiana che a me piace come gioca al momento. È ovvio che non puoi vedere in Serie B il Barcellona di Guardiola, però per quello che è l'obiettivo della Reggiana, la Reggiana gioca bene, quindi secondo me sarà una partita divertente, sarà una partita ostica e soprattutto sarà l'inizio del tuo percorso. Perché come ben sappiamo, dai, dopo questo finisco. Come ben sappiamo, da sabato inizia il Tour de Force, che porterà tutte le squadre a giocare praticamente una volta ogni 3 giorni, da ora fino al 30 dicembre. Quindi sarà importante gestire la lunghezza della rosa, la profondità della panchina, e fortunatamente quest'anno da questo punto di vista siamo messi molto bene, quindi starà ad Occhiuzzi far girare al meglio i propri uomini, e chissà che possiamo portarci a casa anche un paio di vittorie, perché dopo la Reggiana verranno Ascoli e Cremonese, che sono altre due concorrenti alla salvezza. Detto questo, prima che mi prendo tutta la trasmissione... No, basta, okay. Cristian, hai finito. Staccate Cristian. Detto questo, è stato bravo, però dai. È stato seguito. È stato bravissimo, impeccabile. Come sempre, bravo, sì, Cristian. È stato bravo. Molto bravo, ci ha fatto il punto. Volevo solo aggiungere una cosa, poi faccio. No, vabbè, abbiamo finito la trasmissione, ragazzi. Tra Pier Giorgio e Cristian è finita. Francesco Forte era un giocatore del Cosenza prima che andasse alla Juve Stabia. In pratica, Trinchera l'aveva preso da una squadra belga che gliel'avevano offerto. Poi, nel momento di andare a concretizzare, il Cosenza ha deciso di andare su un altro attaccante, quindi col senno del poi è facile parlare, però Forte era un giocatore che il Cosenza ce l'aveva in mano. Adesso bravo al Venezia che l'ha preso, ma l'ha pagato 1 milione di euro, quindi vabbè, però gli sta facendo la differenza. Salutiamo Daniele Gianflone. Bene ragazzi, buon Cugiuria Giudei a tutti, soprattutto a Vittorio che ha fatto tanti sacrifici, è tirato al lucido e può permetterselo. Vittorio, andiamo proprio a te, su di te. Un pareggio che arriva dopo una clamorosa sconfitta, anche dovuta agli errori arbitrari e quant'altro che ancora stiamo appurando in realtà. Volevo chiederti, il Cosenza secondo te contro un Vicenza, che comunque un Vicenza che si è dimostrato anche abbastanza tenace, ha vinto contro il Monza, ha vinto contro il Cosenza, ha pareggiato contro il Cosenza, però secondo te questo Cosenza poteva fare effettivamente qualcosa di più, poteva portare il punticino, i 3 punticini a casa invece di un punticino? Ma sicuramente sì, questo Vicenza non mi sembra uno squadrone irresistibile, al di là del pari che ha preso col Monza, che al momento non è il Monza che è stato disegnato da Galliani e compagni, è un Monza ancora in rodaggio, che ha messo tanta carne al fuoco e altra ne sta mettendo, sta riempiendo questo album di figurine, non so questo poi a cosa porterà, ma sono sicuro che alla lunga si sbloccherà, però non è il Monza che vedremo fra 2 mesi. Detto ciò, il Cosenza doveva vincere a Vicenza, proprio per tutto quello che è stato detto bene finora, perché è una squadra alla portata, perché io non capisco poi a un certo punto ieri, dopo un quarto d'ora in cui abbiamo dimostrato di poterli tenere lì alle corde, ci siamo un pochino scoraggiati, no? Vedendo che la palla non riuscivamo poi a portarla oltre a un certo limite. Ecco, questo è realmente il vero problema del Cosenza. Negli ultimi 20 metri è come se la squadra non sapesse cosa fare, eh? Siamo orfani, è inutile girarci intorno, perché poi alla fine, se no, si fa tanta retorica quando dicono vabbè, dobbiamo cambiare pagina, Riviera, Senzio non ci sono più, ma ragazzi, non è che stiamo dicendo mica cotica, dicono
dicono a Roma. Rivera e Asensio sono i due giocatori che lo scorso anno ci hanno trascinato letteralmente a questa salvezza. Quindi alla fine il Cosenza fa fatica, fa tantissima fatica. E io vi ho perso in questo momento. Non so se mi sentite. No, noi ti sentiamo, noi ti sentiamo. Bene, abbiamo perso, lo riprenderemo. Scarpelli, tra poco ce la faremo. Questo, come al solito, è il bello della diretta e il problema dello smart working. Speriamo riusciamo a risolvere e recuperare il nostro giornalista. Intanto do la parola a Simone. Simone, da osservatore esterno, che idea ti sei fatto del potenziale di questo Cosenza? E a tuo avviso che il campionato di Serie B è, visto che tu ti occupi anche di Serie B, soprattutto di Serie B, in particolar modo di due squadre che poi magari andando avanti approfondiamo. Per ora dimmi più o meno la tua su questo Cosenza. Ma io credo che il pari di ieri sia sostanzialmente il risultato più giusto. Sono state due squadre che sicuramente peccano un po' davanti, soprattutto il Cosenza ben organizzato a livello tattico, però manca una prima punta e questo credo sia abbastanza evidente. Noto molto spesso che Baez e Carretta hanno fatto gli stessi movimenti, Sacco abbastanza inconsistente nel primo tempo. Sono d'accordissimo con Pier Giorgio quando dice che con l'ingresso poi di Baluri è cambiato il Cosenza, perché è stato bravo a trovare la posizione giusta tra il centrocampo e l'attacco, a ricevere palloni con personalità, ha visione, è un giocatore che ha anche tanta tecnica ed è molto giovane, quindi può solo migliorare. Quindi io credo che il Cosenza debba sostanzialmente fare, forse, ecco, se devo trovare un difetto, credo che sia mancato un pochino di concentrazione in alcuni momenti della partita. Troppi errori banali, è impensabile che un giocatore di Serie B, insomma, sbagli passaggi di due metri o sbagli i controlli. Quindi questo è sicuramente dettato da fattori di concentrazione. So che non è facile in 90 minuti mantenere la concentrazione al massimo, però le emozioni anche in campo si sentono e ci sono. Esatto, esatto. Più, invece, se andiamo a vedere, insomma, più nel concreto tutto il campionato, ti dico, partendo dalla Salernitana, che si trova in prima posizione, insomma, è vero, una squadra che sta portando a casa sempre il massimo bottino con il minimo sforzo, perché è una squadra che non credo sia da primo posto. Mi continua a sorprendere la SPAL, nel senso che è una squadra, secondo me, da Serie A, netta, e forse è l'unica squadra di cui possiamo dire è una squadra da Serie A, insieme forse all'Empoli. Mentre, insomma, dietro alle spalle ci sono comunque squadre importanti come il Lecce. Diceva bene Cristian quando diceva del Venezia e di Forte, perché il Venezia è la stessa squadra che ha faticato negli ultimi due anni a salvarsi, anzi, due anni fa addirittura arrivò una retrocessione poi smentita, insomma, da tutto il caos che si generò extra calcio, e però Forte è un attaccante che fa la differenza, e io credo che in Serie B sia fondamentale avere una prima punta di peso che porti la doppia cifra, cosa che io sinceramente per ora non vedo nel Cosenza. Bene, secondo te questo campionato di Serie B è livellato verso l'alto o verso il basso? E poi ridiamo la parola a Scarpelli, che lo vedo di nuovo collegato. Ma sicuramente rispetto all'anno scorso il campionato di Serie B è migliorato parecchio qualitativamente parlando, ma lo dico perché le squadre che sono retrocesse non hanno smantellato, anche a causa un po' della situazione che si è generata, pochi soldi sul mercato, e quindi giustamente sono riusciti a trattenere i loro big. C'è chi addirittura si è rinforzato, perché la SPAL, oltre ad aver mantenuto la rosa, comunque si è portata a casa anche Esposito, che è un ragazzo che secondo me alla lunga uscirà. È vero che adesso ha fatto solo due gol, però è un attaccante importante. E dietro, insomma, io vedo Entella e Ascoli un pochino distaccate dalle altre. Però già se vado ad analizzare il Pescara ha una rosa importante. La Cremonese è una rosa importante. Il Brescia è una rosa importante. Quindi io credo che anche dietro, insomma, le squadre siano di alto livello. Il Cosenza, sinceramente, io lo vedo comunque superiore a Entella, ad Ascoli, a Pisa,
Lo vedi da Serie A, dagli la verità. No, non addirittura da Serie A, però insomma, per la salvezza ci può stare. Timone, soprattutto... cadrà la linea tra un minuto. però ti dico, secondo me con una prima punta, ecco, io mi aspetto qualcosina magari dal mercato invernale, perché è quella la carenza. Bravo. Speriamo in questo mercato invernale, appunto, forse è proprio l'elemento che ci manca, visto che a portare a segnare il gol del pareggio è stato un difensore, ricordiamolo, Andrea Vitiello, bravissimo, tra parentesi era stato qualche settimana fa da noi, gli abbiamo portato fortuna, quindi ritornerà qui da noi. L'aveva ci promesso, prendiamo il merito perché l'aveva promesso. Gli abbiamo portato fortuna, abbiamo detto nella prossima partita segni, non ha segnato con la Salernitana, però ha segnato Vicenza. Ha segnato dopo, sì sì, infatti sì. Va ricordata questa cosa. Ridiamo la parola a Scarpelli e poi do la parola a Martina. Vai, stavi finendo il discorso. Sì, semplicemente, insomma, bene o male siamo tutti sulla stessa linea d'onda. A questo Cosenza manca tremendamente un finalizzatore, perché poi giustamente Chiuzzi enfatizza il fatto che il Cosenza crei 6, 7, 8 occasioni, però se poi in avanti ci siamo io e Pier Giorgio si fa fatica. Vorrebbe qualcosa di più, cioè qualcuno che incida in maniera decisiva. Io nelle ultime partite ho visto degli episodi che a memoria non mi era mai capitato di osservare giocatori che scartano fino anche il portiere e poi cincischiano. Ecco, no, vabbè, quella è stata clamorosa, credo. Bisogna evitarle perché adesso finché, cioè, la tiritera, abbiamo un calendario difficile, è finita. Adesso il campionato è iniziato ufficialmente, il Vicenza va bene, un pareggio a prescindere, ce lo prendiamo, anche se, ripeto, dovevamo fare di più. Però adesso il Cosenza ha un calendario che deve essere abbordabile, anche perché... a ricominciare la salita contro quegli squadroni, visto che adesso si gioca ogni 3 giorni, si fa presto, quindi ora o mai più, diceva qualcuno, e nel nostro caso aveva ragionissimo. Va bene, grazie Scarpelli. Diamo la parola a Martina Miglia. Martina, come ti ha lasciato un po' l'amaro in bocca forse questa partita, a tuo avviso dove hanno peccato gli uomini di Occhiuzzi? Allora sì, ha lasciato un sacco di amare in bocca, ma più che altro per come si è messa la partita. Io sono d'accordo col mister, primi 15 minuti bene, molto bene, perché abbiamo letto la partita, sembrava la stessimo leggendo bene, poi però giustamente col suo modulo tende il Cosenza ad abbassarsi in alcuni momenti, quindi a soffrire in alcuni casi e quindi anche a subire gol, come è capitato più e più volte. Ti dico la verità, io l'avevo già data per persa, poi però con l'ingresso di alcuni verso il 70esimo ci ho creduto di più, perché effettivamente gente come Balulì, Bittante, che comunque danno velocità a questo Cosenza e che appunto servono a questo Cosenza, hanno dato quindi quello che mancava in più, probabilmente appunto quello che mancava dall'inizio. Ha detto bene Pier Giorgio prima, ci sono stati molti dubbi sulla formazione iniziale, ne ho parlato anche io con Valentina e Francesco nel prepartita, vedendo Sacco titolare siamo stati un po' dubbiosi, meravigliati, sì. Sì, molto, perché non sapevamo se effettivamente avrebbe potuto fare bene. In ogni caso, ci aspettavamo questo, in effetti non ha fatto un granché, quindi magari ci saremmo aspettati altre persone titolari, anche perché comunque, Cinzia, siamo arrivati alla 10ª giornata, io penso che osare ora non è troppo tardi e neanche troppo presto. Secondo me il Cosenza deve far finta che siano nuovamente le ultime 10 giornate del campionato e cominciare ad osare, perché sì, è vero, ci manca una punta, probabilmente da 20-25 gol, però come si dice a Cosenza, chi si simu, quindi questi siamo e questi dobbiamo farci bastare e, visti i giocatori che abbiamo, dobbiamo ovviamente farli adattare. Quindi secondo me ci sono stati anche molti sbagli a livello di modulo. Io nella conferenza... Tu lo ripeti più di una volta il problema modulo, spesso non ti trovi con i moduli di Occhiuzzi. Io a mister Occhiuzzi dopo la partita l'ho fatta la domanda, devo dire la verità, perché sono stata molto curiosa. Lui stesso ha detto che effettivamente c'è stato un leggero cambio di modulo negli ultimi 15 minuti, però che in realtà comunque anche dall'inizio il Cosenza
ha creato. Ci mancherebbe altro, però andando ad analizzare ancora di più la partita, all'inizio sì, abbiamo creato, però i giocatori non sono arrivati lucidi sotto la porta, quindi non hanno saputo concretizzare al meglio le occasioni. Cambiando modulo, in quel caso abbiamo più giocatori freschi, più giocatori veloci davanti alla porta e abbiamo automaticamente più occasioni sotto la rete. Quindi io preferisco il 3-5-2 che Occhiuzzi ha messo negli ultimi 15 minuti. Faremo un poster di questo modulo. Posso aggiungere solo una cosa, vai. Cinzia? Allora, il Cosenza l'abbiamo capito da queste prime 10 giornate che ha un grosso pregio e un grosso difetto. Il pregio, perché se analizziamo i freddi numeri, siamo la terza migliore di difesa del campionato, quindi sì, siamo una squadra quadrata che, come la Salernitana, come la Spal, cioè non subiamo tanti gol, quindi è difficile che il Cosenza prenda un'imbarcata da 2 o 3 gol, quindi al massimo 0 gol o 1 gol, però siamo una squadra che fa tremendamente fatica a fare gol. L'anno scorso, dopo il lockdown, Carrette e Baez, ogni pallone che toccavano era o un gol o un assist, quindi stanno mancando soprattutto Carrette e Baez, non l'impegno ma la freddezza sotto porta, perché io ricordo la partita con il Brescia, Baez forse 3 gol a porta vuota, per non parlare di Baloli contro la Salernitana in 10 uomini a porta spalanca, cioè quei gol non si possono sbagliare, perché poi ti vengono a mancare quei punti. Comunque, con tutte le difficoltà che ha avuto il Cosenza, con una rosa nuova, il Covid e altre cose, comunque abbiamo 2 punti di vantaggio sulla zona caldissima della classifica, e secondo me, avendo un organico nuovo, più il campionato va avanti più il Cosenza è destinato a migliorare, perché come Occhiuzzi troverà l'amalgama giusta e appunto il modulo giusto, questa squadra ha dimostrato, quando abbiamo giocato contro il Lecce, contro la Spal, di tenere benissimo il campo. Abbiamo strappato anche due punti preziosissimi, quindi il bicchiere al momento è livellato, però dobbiamo iniziare a vincere soprattutto in casa, perché va bene in trasferta che ti accontenti del punticino, però qualche partita in casa ti è andata bene. Però Piergiorgio, stasera sei ripetitivo, lo stai dicendo troppe volte, non si accontenta più del punticino. Piergiorgio vuole 3 punti, l'abbiamo capito, lo vogliamo tutti, arriveranno ragazzi sotto l'alberello, stanno per arrivare. Accendiamo la speranza. Vedi, io c'ho l'albero dietro, chissà, porta vedo anche delle cose dietro di te, però tutto l'albero a posto. La regia, io chiedo, abbiamo mandato in settimana, ieri dopo la partita, il sondaggio per il migliore in campo, come al solito. Andiamo a vedere cosa avete scelto voi da casa come migliore in campo, chi avete scelto. Bene, per pochissimo, specifichiamo, per pochissimo ha vinto colui che ha portato il pareggio, Andrea Tiritiello. Lo risalutiamo. Ovviamente sì, lo salutiamo, però volevo semplicemente aggiungere che il fatto che sia un difensore per la seconda volta a salvarci la pelle è un po' da rivalutare. Qualcosa che ci fa pensare che dobbiamo puntare sul calcio mercato. Trinchera avrà un bel da fare a breve, mi raccomando, che poi cerchiamo anche di ricollegarci con il signor Trinchera prima o poi. Ti leggo i messaggi, perché ce ne sono veramente tanti. Esatto, vai, iniziamo a leggere, ho visto anche dei complimenti per Simone, mandali tranquillamente, se li puoi anche leggere, perché io non li vedo. Ok, allora partiamo da Antonio Rizzuti che dice: buona serata a tutti, ieri sera i lupi nel primo tempo mi hanno fatto molto arrabbiare per il poco impegno. Ringraziamo Tiritiello che ha avuto fortuna di segnare quasi alla fine per raggiungere il meritato pareggio. Quindi qui c'è anche un po' di polemica. Antonio Lofeudo:
Buonasera, il nostro cammino in questo campionato poteva essere migliore se in avanti avevamo più concretezza, ma anche più esperienza. È un peccato vedere una squadra che non ha timori reverenziali con nessuno, sviluppa un buon calcio per poi accontentarsi delle briciole. Spero e mi auguro che sia Trinchera che il presidente Guarascio ne prendano atto e intervengano al più presto. Il lavoro del mister va tutelato, ma soprattutto va tutelata questa categoria. Luigi De Bartolo, se per gli attaccanti intende anche le mezze punte, riferito al mister, da quest'ultimi non potrebbe di certo pretendere la stessa mole di gol di quei centravanti che finora non ho mai visto in questo inizio di stagione. Alfredo Nardi, una battuta. È anche vero che se fosse entrato il palo e se davanti alla porta avessimo segnato nelle due occasioni, la formazione iniziale sarebbe stata perfetta e sarebbero stati perfetti anche cambi e anche Baez avrebbe fatto una grande partita. Vi abbraccio, ecco, col segno del poi. Carinissimo Alfredo, ciao, è vero, col senno del poi è sempre facile parlare, ma non è sempre il senno del poi a far parlare, a volte è anche perché uno ha un'opinione sua personale, un punto di vista che non per forza è positivo o negativo. Andiamo avanti, qualche altro messaggio? Poi c'è, sì, a voi. Poi c'è Luca Iello che dice: buonasera amici, come ho scritto anche ieri sulle mie umili pagelle, ad oggi dovrebbe essere Falcone, Balulì e altri 9, ma credo che anche Chiussi lo avrà capito. Gaetano, ma perché non dite chiaro che a noi ci manca un centravanti di 150-200 presenze in Serie B? Non sappiamo più come dirlo. Io aggiungerei che non esistono più gli attaccanti da 150-200 presenze in un club, no. Poi che ben venga, qualora volessero arrivare, soprattutto a Cosenza, perché vuol dire che è veramente forte. Poi Roberto che dice: Balulì titolare inamovibile, Petrucci anche se non ancora in condizioni, detta bene i tempi. Vera meglio il secondo tempo, il primo è stato fermo. Chiedo inoltre se invece di far giocare Sacco non è meglio utilizzare Sueva, che tra l'altro è nostro e non andrà via a fine stagione. Magari ci vogliamo soffermare su questo? Su Sueva io mi soffermerei perché è un bell'argomento. Come mai questo Sueva non gioca? Pier Giorgio, chi vuole rispondere? No, perché è un bel elemento. Vittorio, dai, questo allora, Sueva sì. Che ci piace, ma non lo vediamo. Intanto Alfredo ha ragionissimo, e non solo perché gli vogliamo bene. È chiaro che i risultati condizionano i giudizi, ragazzi. Se avessimo vinto, sono convinto che il tenore anche dei nostri, tra virgolette, affondi sarebbe stato diverso. Però è anche vero che delle analisi bisogna pure farle. È quello che dicevano parecchi tifosi, è vero. Cioè, io credo realmente che Balulì fuori da questa squadra non possa stare in questa fase, a costo di rinunciare per una questione di equilibri a elementi come Baez o Carrezza, che non mi sembrano, soprattutto Baez, non mi sembra stiano vivendo una fase proprio di lucidità, anzi fargli mordere il freno, soprattutto a Baez, che è un sudamericano, uno di quelli orgogliosi, secondo me una panchina non sarebbe un delitto, ecco. Poi prima di parlare di Sueva, attenzione che quando per Giorgio c'è il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, per me personalmente è pienissimo per un semplice motivo: questa squadra l'anno scorso aveva Rivière, Asensio e Casasola. Senza loro tre e senza Innesti, perché se si fa eccezione di Falcone, i giocatori che hanno inciso finora sono quelli dello scorso anno, e sicuramente male non sta andando il Cosenza. Cosa voglio dire? Voglio dire che comunque la squadra sta facendo fatica, anche perché chi ha rimpiazzato questi giocatori al momento, poi da qui a un mese, due mesi, magari ci smentiranno, non è sembrato affatto all'altezza. Dobbiamo essere onesti, non è sembrato affatto all'altezza. Sueva, allora, Sueva è un ragazzo molto interessante, però con i giovani bisogna stare parecchio attenti, perché facciamo l'esempio di Borrelli, che non è nostro, però è sempre un giovane, ha un anno in meno, ha un anno in più, perdonatemi, di Sueva. 19, se non erro. Sì, no. Lui è del 2000, ne ha 20. Però voi immaginate l'aspettativa che c'era nei confronti di questo ragazzo. La prima partita che ha sbagliato, io ho visto che c'è stato un massacro totale. Ecco, con i giovani bisogna avere equilibrio. Stessa cosa sarebbe accaduto con Sueva, anche di più, perché un ragazzo di Cosenza, un ragazzo del Cosentino, lui è di Cittadella, tra l'altro Chiuzzi lo conosce molto bene. Io sono sicuro che Roberto, che è un maestro nella gestione dei giovani, sicuramente saprà quando metterlo in campo. In una fase in cui il Cosenza deve trovare una quadra,
l'inserimento di Sueva, secondo me, potrebbe essere preoccupante, potrebbe essere, perdonatemi, un po' fuori luogo. Non che il ragazzo non meriti chance, attenzione. È anche vero che se deve giocare Sakho e offrire determinate prestazioni, io penso che Sueva, col senno del poi sempre, avrebbe potuto far meglio Sueva, avrebbe potuto far meglio Borrelli se ci fosse stato anche Petre, eccetera, eccetera, eccetera. Posso in realtà, aggiungere una... Sì. Posso dire Vai. Solo in una cosa, secondo me il Cosenza ha pagato anche il discorso del coronavirus di Gliozzi, perché comunque Gliozzi contro il Lecce aveva segnato da attaccante e stava facendo delle ottime prove, poi il fatto che non l'abbiamo avuto per un mese si è sentito l'assenza di un centravanti di peso come Gliozzi, infatti quando è entrato a Vicenza la squadra è sembrata più alta, più quadrata, abbiamo... quindi io sono convinto che nelle prossime partite Occhiuzzi punterà sicuramente su Balolì perché l'ha capito che non può rimanere fuori dalla squadra e secondo me Gliozzi troverà lo spazio che aveva trovato prima, però purtroppo causa Covid non l'abbiamo avuto per un mese, quindi questo lo dobbiamo pure dire. Il Cosenza sta giocando praticamente senza, al di là di ieri, Petrucci, che a mio giudizio è il vero acquisto di questo calcio. Bravo, sì. Il giocatore è quadrato, d'esperienza. Esatto, sì. Che quando entreranno questi qua vedremo qualcosina in più. Bravo Vittorio, un'ottima analisi, soprattutto sul discorso, diciamo tra parentesi, tutelativo che sta avendo magari il tecnico Chiuzzi nei confronti di Sueva, che io in realtà non avevo minimamente pensato, però può essere davvero. Io mi sono sentita un attimo rimbombo, adesso è tutto a posto. Bene, okay, andiamo a vedere le pagelle di Federico Perri, il nostro avvocato. Appena vuoi continuiamo con i commenti, perché oggi ce ne sono veramente tanti. Dopo le pagelle ci attacchiamo ai commenti di nuovo, quindi rimanete, leggeremo i vostri messaggi e li commenteremo. Vai! Le pagelle chi le vuole leggere, chi le vede? Vado io? Vado sì. Io, ok. Allora, Falcone 7,5, l'inamovibile. Legittimo 6, Idda 6, Tiritiello l'autore del gol 7,5. Sciaudone 6, Baez 5,5, Petrucci 6, sulle fasce Capitan Corsi 6, Vera 5,5, Sakho 5,5, Carretta 6+. Dalla panchina abbiamo l'entrante Balulì 6, Gliozzi 5,5, mentre Bittante, Brucine, Bois senza voto. Il mister Occhiuzzi si becca un bel 5,5, aggiungendo, visto che le abbiamo lette, che Federico è stato anche a detta sua molto buono. Quindi io dico subito che su Vera non sono d'accordo. Perché te pareva? No, perché Vera ha fatto una bella partita, nonché ha sfornato con quel piedino che ha. È vero che magari non ha una condizione atletica fantastica, però anche lui purtroppo è stato reduce da Covid, Vera. E però all'ultimo ha scodellato quella palla al centro dove è nato il gol di Tiritiello. Quindi Vera secondo me da 6 è mezzo pieno. Come mai non ti trovi con le pagelle di Federico come sempre? Simone, cosa ne pensi di queste pagelle? Perché Federico quando guarda le partite è distratto sempre da belle donne, quindi non si svelano i segreti della nostra redazione in diretta. Allora, evidentemente, non mi far continuare, riprendiamo il discorso sul Cosenza. Simone, come le vedi queste pagelle del nostro avvocato? Sono d'accordo con Pier Giorgio su Vera, sicuramente secondo me ha fatto una buona gara e soprattutto ha tutto il merito di aver messo una palla importante all'ultimo minuto, negli ultimi minuti. Balulì credo si meriti un mezzo voto in più, perché per come è entrato ha cambiato la gara secondo me. Dietro insomma Falcone ormai non è più una novità, ormai no. È uno dei migliori portieri di Serie B e quindi c'è poco da dire, insomma, da aggiungere. Tiritiello si è portato a casa un gol importantissimo che vale oro, perché secondo me il pareggio a Vicenza è più che positivo per come si era messa la gara e soprattutto al ritorno giochi a Cosenza, quindi il Vicenza è una diretta concorrente e quindi potresti andare a fare 4 punti contro il Vicenza potenzialmente, perché credo che comunque il Cosenza possa vincere con Vicenza, soprattutto in casa. Davanti insomma si sono evidenziati un po' i limiti che abbiamo esposto poc'anzi. Al di là poi dello schieramento che sottolineava Martina, magari insomma di un 3-5-2 eventualmente anziché l'inserimento del trequartista,
che mi trovo parzialmente d'accordo, nel senso che tu puoi anche giocare col trequartista, però insomma quel trequartista deve essere diciamo deve essere l'ago della bilancia della tua partita. È cosa che non è stato assolutamente Sakho, troppo evanescente, ha cercato giocate che non ha, poco concrete. E invece, insomma, nel secondo tempo abbiamo visto con l'ingresso di Balulì. Ecco, qualora effettivamente Occhiuzzi decidesse di insistere su questo modulo, io mi auguro, ecco, che venga inserito come trequartista da subito Balulì, per vedere un pochino come muoversi davanti. Poi per quel che riguarda le punte, insomma, dicevamo di Sueva, io credo che fondamentalmente lo stia un pochino preservando, nel senso che è un ragazzo molto giovane, momento difficile della stagione, esatto. Si giocano partite fondamentali, e in Serie B secondo me è ancora più difficile subentrare in determinate dinamiche rispetto alla Serie A, nel senso che c'è un gioco un po' più fisico, giocatori più d'esperienza, e quindi tu rischi di andare a bruciare il ragazzo, quindi non credo che sia una, diciamo, decisioni punitive, anzi, più che altro lui secondo me ci crede in questo ragazzo. E poi invece, insomma, io ti dico anche, aggiungo al centrocampo, mi sono piaciuti molto Petrucci e Sciaudone, perché sono due giocatori che si sposano bene insieme. Petrucci, un giocatore un pochino più di ordine, un giocatore un pochino più fisso davanti alla difesa, in fase di impostazione, va a contrastare. Invece Sciaudone è un giocatore un po' più libero di spaziare a centrocampo. Alla lunga sarà il centrocampo titolare, questo, c'è poco, sì. Pochi dubbi. Anche secondo me, anche perché Sciaudone ha il merito comunque di assistere molto bene le punte, di talvolta anche allargarsi a sinistra, quando ha colpito il palo, insomma, su quel cross, si era allargato bene, si era portato lontano dalla marcatura dei giocatori del Vicenza. Quindi il centrocampo mi è piaciuto molto. Chiaramente, ecco, dal trequartista e le punte si può fare di più, però sostanzialmente, secondo me, Occhiuzzi la quadra l'ha trovata, il Cosenza è una squadra molto quadrata, e per la Serie B è fondamentale questo fattore. Bene, ottima analisi, Simone. Ottima analisi, Simone è molto, molto, ma molto bravo. Quindi, sì, è veramente in gamba. Sì, sì. Mi ringrazio. Intanto diamo l'aggiornamento, è appena finito il primo tempo tra Pordenone e Empoli, a dimostrazione che è un campionato molto equilibrato e difficile, 0-0. Cioè, quindi bene, sono tutte partite combattute sul filo dell'equilibrio, quindi non so cosa. Sì. Scarpelli, tu sei d'accordo con le pagelle? Poi magari vediamo qualche messaggino. Sì, più o meno sì, su Vera e Balulì anche io avrei osato un pochino di più, c'era qualche sufficienza, secondo me, qualche sufficienza di troppo, ma in linea di massima sì, mi trovo abbastanza d'accordo, ripeto, Vera e Balulì meritavano secondo me qualcosa in più, forse anche Petrucci, se devo essere onesto, su altri invece forse, per esempio su Sakho sarei stato un po' più impietoso, perché Sakho e Carrezza quei gol non possono assolutamente sbagliarli, ma in nessuna categoria, dalla all'eccellenza, passando per il torneo aziendale, non si possono sbagliare. Bene, Martina, andiamo avanti a leggere qualche messaggino. Prima vediamo... di andare avanti, ti volevo leggere sempre di Federico Perri il commento proprio a Tiritiello. 7,5 amuleto. Milan gigamme dal primo fino all'ultimo minuto e sigla il gol del pareggio. Cos'altro? Ha ragione. Ha ragione. Insomma. Allora, solo per questo commento riabilito a Federico. Oh no, chiediamo scusa in diretta al nostro avvocato che ha uno charme unico anche in questi commenti. Ha uno charme che è inarrivabile. Vero, vero, vero. Molto fascinoso. Bene, leggiamo i commenti dei nostri web spettatori. Allora. Intanto io ringrazio Viral Market e Cosenza Post. Salutiamo Piero De Cindio, il nostro amatissimo regista, che rivedremo tra poco. Ciao Piero, vai con i messaggini. Allora, abbiamo Saverio che dice: buonasera a tutti, voglio ricordare che noi il bomber lo abbiamo, solo che non gioca mai. Il mister deve far giocare Adrian Petre, sempre titolare. Sono sicuro e scommetto che sarà la rivelazione del campionato. Poi abbiamo Italo: se avessimo tenuto almeno uno tra Tutina e Asensio oppure Rivieri, il Cosenza avrebbe lottato per la promozione. La squadra c'è, ma manca solo un attaccante che concretizzi le occasioni che creiamo. Andando avanti. Italo. Esatto. Poi abbiamo Stefano che dice: questo Cosenza è ancora in credito con la classifica, sconfitte meritate con squadre per nulla superiori per qualità di gioco. Appena troveremo i meccanismi giusti saranno dolori per tutti, in Calabria solo Cosenza. Poi c'è Pietro: ma scusatemi se la memoria non mi inganna, gli attaccanti centrali che abbiamo li abbiamo provati già fino in fondo tutti, dato che con un modulo attuato non li prevede.
lui è un altro che predilige il 3-5-2, non l'avevamo capito. Poi... poi altri messaggi di Luca Iello: con gli attaccanti leggeri lo spazio in aria deve essere occupato da altri giocatori, in genere a turno i centrocampisti e gli esterni. Di solito si inserisce Bittante, che ieri non c'era, e Shaudone, che però ieri si è inserito poco. Per adesso sono finiti. Bene, salutiamo tutti i nostri web spettatori. Io cambierei pagina e andiamo un attimino sul focus verso la prossima partita, prossimo impegno del Cosenza. Giocheremo sabato pomeriggio, ore 14, contro la Reggiana, una bella squadra. Do subito la parola a Simone, come la vedi questa partita? Simone, così poi... Sì, Cinzia, è una partita da vincere, senza dubbio. La Reggiana, insomma, è vero, arriva da un'ottima gara contro il Monza, però il Monza non è sceso in campo, quindi c'è poco da commentare, secondo me. Anzi, la Reggiana addirittura ha sfiorato più volte di andare addirittura sul 4-0. Detto questo, io credo che la Reggiana sia una squadra completamente alla portata del Cosenza. E quindi, essendo una diretta concorrente per la salvezza, perché è vero che adesso si trova un pochino più in alto in classifica per la vittoria di sabato, però comunque una squadra che lotterà fino alla fine per salvarsi, perché io mi aspetto comunque la risalita di alcune squadre da dietro, Pescara e Cremonese su tutte, ecco, perché secondo me non sono da quella zona di classifica a nomi, e anche Brescia metterei. Tra l'altro Brescia, anche che insomma, Brescia sta valutando anche il cambio in panchina in vista del derby contro la Cremonese che si giocherà martedì. Sono quindi, già saltate tre panchine. Insomma, che non è male. Però insomma, contro la Reggiana bisogna vincere, insomma, al di là dell'attaccante, non attaccante. Quindi sei positivo, ottimista? Io sono positivo, sì, sono ottimista. Fiducioso. Sì, assolutamente, okay. Assolutamente. Secondo me il Cosenza ha tutte le carte in regola per vincere la partita. Vittorio, invece tu ti aspetti finalmente questi tre punticini? Wow, penso che inizi da domani, perché oggi c'è stata una ripresa blanda, l'operazione sorpasso. Il Cosenza deve superare la Reggiana, deve batterla e superarla, anche perché la Regina va a giocare fuori casa, il Vicenza va a giocare fuori casa, e anche psicologicamente mettersi dietro due o tre squadre può voler dire tanto. Inoltre c'è un tabù da spezzare, il Cosenza non ha mai vinto quest'anno in casa, e questa è una pecca, diciamo, pesantissima. Rispetto all'anno scorso? Sì, diciamo che ci aveva abituato bene. Nel finale della scorsa stagione era diventato un bunker il Marulla, al massimo si veniva a pareggiare, parlo delle avversarie. Quest'anno troviamo una Reggiana che è una squadra imperscrutabile, molti la davano già per spacciata, perché aveva avuto comunque il periodo Covid che l'aveva particolarmente vessata, partite subiudici, eccetera, eccetera. Però adesso si è ripresa, è vero che il Monza non è sceso in campo, però ragazzi, giocare contro il Monza è comunque sempre una partita difficile, cioè vincere 3-0 significa che ha dato una grande dimostrazione di forza, e come ha detto bene Simone, avrebbe anche potuto passeggiare ulteriormente sulla carcassa brianzola. Quindi io credo che la Reggiana sia un avversario da prendere con le molle, ma il Cosenza deve iniziare il suo campionato. Io ho grande fiducia in Occhiuzzi, mi piace il rapporto che ha con i giocatori, mi piace il suo atteggiamento in conferenza, lui, se ascoltate le sue conferenze, sono un po' monotematiche, non va mai oltre, è sempre abbastanza attento, pesa le parole, però adesso tutti bene, ci vogliamo bene, quello che è stato l'anno scorso è stato straordinario, ma adesso bisogna vincere. In pratica è quello, il risultato, vogliamo la vittoria. Martina, che squadra ti aspetti metterà in campo il mister Occhiuzzi? Non il modulo, attenzione, perché se no lei parte col modulo in quinta. No. No, sei sicura? No. Ti aspetti dei cambi rispetto a quello che abbiamo visto finora? Sì, sì, direi di sì. Io non mi aspetto più i tre punti, non parliamo più di aspettative, ma... secondo me cerchiamo di cominciare a parlare di pretese, che è diverso. Pretendiamo. Io, sai Cinzia, l'ho sempre detto, io posso anche perdere una partita, però voglio vedere una bella prestazione. Purtroppo a Vicenza è stato, secondo me, un punto veramente fortunato. Ci è andata bene
io lo dirò sempre, ci è andata bene, però l'abbiamo veramente sprecata, abbiamo sprecato questi due punti che, vista la classifica, ovviamente visto anche l'organico del Vicenza, sarebbero potuti arrivare come il pane, però abbiamo veramente sprecato tanto per l'organico che invece abbiamo noi. Quindi contro la Reggiana dobbiamo effettivamente darci la cosiddetta svegliata, perché lo ripeto, come ho detto anche prima, non è ancora troppo tardi, non è ancora troppo presto, perché non osare adesso? Questa è la mia. Usare, parola d'ordine di Martina. Io posso dire la mia. Tu devi dire la tua, allora, mi devi dire io questo credo match che, come no, lo vedi. Vai. Io credo che il campionato del Cosenza in casa inizi proprio con la Reggiana, perché tralasciando la prima giornata che abbiamo fatto con l'Entella, dove eravamo 10-11 giocatori contati, cioè nel senso, poi il Cosenza ha affrontato in casa purtroppo squadre come Lecce, come Brescia, come Salernitana, quindi ha affrontato squadre che puntano chiaramente al salto di categoria, mentre da adesso in poi al Marulla verranno squadre alla nostra portata. Quindi credo che dopo 10 giornate di campionato, dopo la bellissima vittoria di Frosinone, perché attenzione, il Frosinone è lì nelle prime 2-3 posizioni, cioè essere riusciti a vincere lì significa che comunque i mezzi la squadra ce l'ha per fare male agli avversari, però non basta, magari quel modulo che utilizzo Chiuzzi secondo me è molto più efficace in trasferta che non in casa, cioè giocare con i tre piccoletti fuori casa porta i risultati. In casa io proverei uomini diversi, a iniziare da rilanciare, come ho detto io prima, a puntare sugli Ozzi, perché gli Ozzi ha dimostrato comunque quelle poche palle gol che ha avuto di buttarla dentro con il Lecce, quindi magari di rivedere anche Sacco, Petre, cioè in casa non basta giocare con i tre piccoletti, ma devi avere un punto di riferimento. Quindi mi auguro che la riscossa del Cosenza inizi proprio in casa con la Reggiana, ne abbiamo tutte le possibilità, perché la Reggiana, tranne 2 o 3 acquisti, ha confermato l'organico della Serie C. Sì, è vero che può essere un vantaggio, però non mi sembra che Rosa abbia dei campioni tali da fare la differenza. Quindi mi auguro che sabato in casa arrivino i primi 3 punti e dopo 10 giornate, secondo me, è pure arrivato il momento giusto. Bene, non avevo dubbi su questa tua analisi. Ebbene, ho visto Christian e mi batte di nuovo il cuore, mi mancava il nostro grande Christian. Adesso leggo una domanda che fa Simone. Ragazzi, non ci vedo tanto Iantorno. Questo Cosenza può puntare ai playoff? Forza Lupi sempre, c'è un riflesso. Secondo voi, ragazzi, a giro, questo Cosenza potrebbe puntare ai playoff? Adesso è troppo presto per dirlo. Secondo ovviamente. Me, guarda, però, Cinzia, io l'ho scritto pure sui social. Se il Cosenza avesse avuto un solo giocatore in questa rosa, Rivière, con la stessa squadra avremmo avuto almeno 6-7 punti in più. Cioè, nel senso, basta, magari se a gennaio tu ti mantieni a 5-6 punti dai playoff e compri un attaccante come Dio comanda, allora nulla è precluso, però io rimango con i piedi per terra, perché il primo obiettivo del Cosenza è la salvezza. Abbiamo 2 punticini striminziti di vantaggio sulla zona playout e me li tengo stretti al momento, quindi l'obiettivo è fare prima i 42, 43, 44 punti. Esattamente. Cioè poi tutto quello che verrà sarà di guadagnato, e molto dipenderà da cosa il presidente del Cosenza da qui al prossimo gennaio vorrà andare ad investire sul mercato. Salutiamo Luigi De Bartolo che dice: tra Reggiana, Cremonese ed Ascoli dovremmo cercare di fare almeno 7 punti, si accontenta di poco. Oddio. Christian, contro la Reggiana tu l'hai già detta la tua, non penso la vuoi ridire, vero? No, non credo ci sia niente da dire. Non hai cambiato idea in questi 20 minuti? La partita deve essere quella, nel senso, per il Cosenza esiste un solo risultato, la vittoria, appunto. Più che altro vorrei fare una domanda a tutti voi a giro, tornando al discorso di prima. Dicevamo che il Monza contro la Reggiana non è sceso in campo. Sappiamo che il Monza nelle ultime ore, qualche ora fa, ha ufficializzato il super acquisto di Balotelli. Io vorrei chiedere a tutti, perché è un parere personale, secondo me il Monza in questo momento può comprare anche Messi e Ronaldo, ma se non cambia l'allenatore, per me il Monza non sale. Vorrei chiedere questo parere, diciamo se lo condividete. Abbiamo Simone,
meglio di Simone. Simone che è ferratissimo, vai Simone. Sì, Cristian, guarda, io ti dico, ne parlai addirittura durante il lockdown con un giornalista molto vicino al Monza, e c'è da analizzare anche un fattore che non, secondo me non va tralasciato, il fatto che anche sui social, nonostante la squadra fosse ampiamente prima in classifica, tutti si scagliavano contro Brocchi perché è una squadra che non aveva un'identità e vinceva le partite per i singoli. Ecco, i singoli in questo momento stanno anche un po' mancando, perché insomma Boateng per ora è risultato essere un colpo più mediatico che altro. Esatto. E Balotelli come arriva in questa situazione? Nel senso, non è un attaccante che ha mai giocato in Serie B e secondo me troverà più difficoltà che in A, per come marcano i difensori e per le sue caratteristiche. Sì. È un giocatore che è fermo ormai, se facciamo il conto, forse da quasi un anno, perché poi ci furono anche degli screzi col Brescia, venne lasciato fuori Rosa. È vero, quindi è vero. Io non so, sinceramente, il colpo Balotelli è clamoroso per la Serie B, questo è inutile negarlo, però anche per la stampa direi. Sì, però tante volte questi colpi ti vanno invece a portare negatività, perché anche lo stesso Boateng insomma ha alzato le aspettative di molto, in realtà il Monza ne ha promossa. Quindi bisogna anche un attimino pesare gli acquisti, secondo me. Non è detto che tu prendi Balotelli e sali di 5-6 posizioni. Quindi io credo che alla lunga, ecco, anche la posizione di Brocchi, credo che alla lunga verrà messa in discussione. Già ora. Martina, abbiamo il prossimo turno di B? Ce l'abbiamo il prossimo turno di B per vedere se... Puoi mandarlo? Se Simone ci dice... qual è la partita più interessante? Beh, di Cosenza Reggiana ce l'abbiamo parlato. Vorrei sapere da Simone qual è secondo lui la partita più interessante dell'undicesimo turno. Allora, Brescia-Salernitana sicuramente è una sfida, è la prova del 9 per la Salernitana, perché vai a Brescia dove hai sempre sofferto, parlo della Salernitana, con un Brescia in difficoltà. Però, insomma, lì si capisce tanto delle effettivamente quali saranno le possibilità della le ambizioni, ecco, come arrivo al termine. Quali saranno le ambizioni della Salernitana? C'è un Lecce Frosinone, anche Lecce Frosinone è un big match perché ci si gioca tanto, e vedo un Lecce però favorito rispetto al Frosinone, vedendo anche le ultime gare, come gli andamenti delle due squadre, e dietro invece insomma ci sono degli scontri veramente che valgono quasi una salvezza, perché Cremonese-Ascoli è una partita fondamentale soprattutto per la Cremonese, perché qualora veramente vincesse anche questa gara, insomma, rinizierebbe un pochino a salire la classifica. E poi ci sono anche delle partite che a me piacciono molto, piace molto cercare di capire come arriveranno queste squadre, soprattutto Venezia e Monza, ad esempio, è un match in cui andremo a capire effettivamente il valore del Venezia, e soprattutto ci si aspetta anche qualcosina di più dal Monza. Se ne devo scegliere una, ti dico Brescia-Salernitana, perché diciamo, su Lecce Frosinone siamo abbastanza d'accordo che siano due squadre da playoff. E invece Brescia-Salernitana sono curioso, perché la Salernitana effettivamente non sta facendo grandi prestazioni, però a furia di 1-0 insomma sta andando avanti. È sempre stato nel DNA di Castoria, alla fine, quello di non giocare magnificamente, però vincere. No, non giocare proprio, scusami Cristian, perché ti dico, io le ho seguite quasi tutte, e veramente non gioca molto a calcio, è sempre palla su Juric e Tutino che inventa. È Tutino, sembra una squadra costruita apposta intorno a loro due, Tutino sì, con il fatto di attaccare gli spazi e Juric col fatto di segnare, perché è 2,10 metri, quindi diciamo che è un po' marcabile. Io, se devo essere sincero, non credo alla Salernitana che possa mantenere le primissime posizioni a lungo, anche perché, come abbiamo detto prima, dalle retrovie ci sono Spalle, Lecce, Empoli, che io le vedo nettamente superiori alla squadra granata. Sì, in questo momento gira, stanno vincendo 1-0, abbiamo visto come hanno vinto a Cosenza con un gol, cioè abbiamo giocato in 10 con Balolì che a porta vuota ha tirato fuori, cioè è un periodo che gli gira anche bene alla Salernitana, quindi... Oppure col Cittadella, diciamo che il Cittadella
Scusate se allungo l'argomento. Il Cittadella non lo puoi allungare, però la Salernitana ha vinto. Ma Cristian, aggiungiamo anche, scusami, aggiungiamo anche quella Cremonese, no? Perché quelle altre gare sono arrivate in 9 punti, ma la Cremonese ha dominato alla rete. È vero, è il migliore. Bravo. Bravo, bravo. Bene ragazzi, vi ringrazio per tutte le vostre analisi fantastiche, è stato veramente un piacere avervi qui tutti insieme in questo confronto veramente simpatico, direi, anche grazie al nostro peperoncino Cristian. Io ringrazio, come carino, vi ricordo il prossimo impegno del Cosenza, giocheremo sabato pomeriggio ore 14 contro la Reggiana, un match da non sbagliare assolutamente. Io ringrazio come sempre la mia colonna portante Pier Giorgio Giorno, il figlio di Pier Giorgio Giorno, che si è svegliato. Ciao, è arrivata l'ora che ti riprendi il papino, lui sbuca quando è fine trasmissione, papino, ti vuole. Cinzia, non dimenticare la tradizione. Ah, è vero, Simone. Simone, c'è una regola qui. Non potevi sentirci. Ancora non mi hai sentita. No. È finita la trasmissione. No. Ragazzi, ci siamo di nuovo? Sì, sì, ciao Cinzia. Ok, no, quale ciao? Devi dire il nostro oggi è a Cosenza, è un giorno importante. Leggi qui in diretta. Vi chiedo scusa, ma Cinzia non la sento. Se puoi dirmelo te, per favore, Martina. Vai, Cinzia. Allora, leggi la frase, il messaggio che adesso apparirà sullo schermo. È un nostro prodotto tipico, okay. E oggi è proprio il suo giorno. Vai. È il Cugiu Riaggiu Dei. Si può migliorare, manca qualche erba, però non male, ti assicuro che sono buonissimi. Quando vieni qui li facciamo appositamente per te. Io ringrazio appunto anche Simone Guaranaccia. Ricordo la pagina social calcistica L'Assist Perfetto, seguitelo. Grazie a voi Cinzia, un saluto a tutti gli ospiti e anche gli amici che ci hanno seguito da casa. Grazie. Salutiamo ci rivedremo presto. Salutiamo anche il nostro giornalista della Gazzetta del Sud, Vittorio Scalpelli, prezioso contributo anche questa sera, grazie. Grazie a voi, alla prossima. E saluto la parte mancante dello staff di Lupi si nasce, parte fondamentale, il grande, perché se lo chiamo piccolo si arrabbia, sappiatelo, lo dico in diretta, il grande Cristian, perché è un grande veramente, grande Cristian. Buona serata a tutti, grazie per averci seguito, calorosissimi come sempre, e ovviamente vi ricordiamo gli appuntamenti con Lupi si nasce FM giovedì sera, dove ci saremo io, Marta, Francesco, Valentina e non sappiamo chi altro, mentre il prepartita di Cosenza Reggiana dalle ore 13, ovviamente con i soliti Francesco Lembo, Valentina Mitieri e quella ragazza che sta facendo da regista a noi, quella grandissima la salutiamo, questa ragazza che fa da regista a noi. Ciao Martina, batti 5. Ce la fai? No. Al contrario, no. Okay. Se passa la certa, Cinzia, mi dispiace. Passami la mucchina. Allora, dopodiché, io vi ricordo appunto l'appuntamento giovedì, l'ha ricordato Cristian. Ci vediamo con Lupi si nasce giovedì prossimo alle ore 21 in diretta come al solito con nuovi ospiti. In bocca al lupo al nostro Cosenza e grazie a tutti per averci seguito. Forza Cosenza, sempre. Ciao. Buona serata a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Salutiamo.